Massimo Brambilla, neppure troppo fortunata la primavera in questa finale. No, beh, no, sicuramente no, su questo sono d'accordo. È stata una beffa perché è arrivato all'ultimo minuto. Chiaramente siamo delusi, però penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita, il primo tempo soprattutto. Poi era una gara da portare almeno ai supplementari, dove poi avremmo potuto giocarcela. È un peccato prendere gol in questo modo su una deviazione, forse l'unico tiro in porta che ci hanno fatto, peccato. Resta quanto di buono ha fatto questa squadra e non dimentichiamo che questi ragazzi sono ai playoff scudetto in campionato. Sì, no, chiaramente la nostra stagione fino adesso è stata ottima, abbiamo raggiunto i playoff, quindi andremo a giocarcela poi ai playoff per lo scudetto. Era un'occasione questa di portare a casa un titolo, però alla fine quello che conta è la prestazione, credo, a questa età qua. È normale che siamo delusi perché ci tenevamo, però penso che siamo una buona squadra e possiamo andare a giocarcela poi nei playoff con le altre. Hanno subito un po' troppo la pressione i ragazzi, sentivano questo appuntamento? Ma no, secondo me non l'hanno sentita nella maniera giusta, perché hanno fatto bene. È chiaro che è una partita, una finale secca, chiaramente un po' più di tensione c'è, però credo che abbiamo fatto una delle partite migliori di quest'anno contro una squadra forte, e poi è stato un peccato il gol alla fine. Sicuramente il primo tempo meritavamo di avere almeno un gol, purtroppo non l'abbiamo fatto e l'abbiamo pagato alla fine. Giorgio Cittadini, tanta amarezza, tanta delusione, ma c'è anche da fare un applauso a questa squadra, c'è da farvi un applauso. Abbiamo dato tutto fino alla fine, ma evidentemente non è bastato, però va bene così, c'è ancora il campionato e ci crediamo. Peccato non averla sbloccata questa partita, perché la sensazione era quella. Abbiamo avuto tante occasioni, ma alla fine se non fai gol rischi anche di prenderlo, e la partita è in bilico fino alla fine. Peccato non essere riusciti ad andare anche ai supplementari, come ha detto anche Massimo Brambilla, perché lì avreste avuto un po' di minuti in più da poter giocare per potervi giocare questa finale. Sì, siamo stati un po' ingenui alla fine, però è andata così. La delusione è tanta, si fa fatica a parlare davanti ad una telecamera. Giorgio, sicuramente vuoi correre nello spogliatoio con i tuoi compagni, però c'è tanto di buono che avete fatto in questa stagione, perché siete arrivati ad una finale, siete nei playoff scudetto in campionato. Sì, sì, come ho detto prima, adesso da domani testa alta e puntiamo allo scudetto. Giorgio, per te tra l'altro una stagione importante, perché sei anche aggregato alla prima squadra, quindi tanta esperienza in più. Sì, quest'anno mi hanno aggregato alla prima squadra, io do sempre il meglio di me e vediamo poi in futuro cosa farò.